Stiamo parlando di un'azienda che è nota a livello nazionale, cioè un sacco di persone in casa hanno un elettrodomestico dell'Indesi. Che sta succedendo? Vogliono portare tutto in Polonia perché costa meno. Solo per questo motivo. Se la Indesit, i suoi fornitori, se l'ha portata in Polonia, è ovvio che per portare i pezzi qui in Italia c'è un costo maggiore. Però oggi la Indesit produce in Polonia e produce anche a None, lavastoviglie. Quante persone lavorano a None? Adesso siamo 361. Però la qualità? Perché non parliamo di qualità? Facciamo vedere i risultati. Quindi, allora, la Indesit vuol prendere questo stabilimento, perché non è che non lavori, non abbia le commesse, non produca, vuol produrre, però vuole andare a produrre altrove. Vuole andare a produrre in Polonia, perché risparmia, almeno detto dall'azienda, 20 euro alla lavastoviglie. Poi è vero, non lo so se è vero, però la differenza è in altro, che noi stiamo facendo, nonostante sono 3 anni che lavoriamo, con uno stipendio ridotto del 40%. Ma come? Tutti state i lavoratori della Indesi lavorano con lo stipendio ridotto del 40%? Certo. No, lo stipendio dell'Indesi di None. Sta lavorando con una riduzione del 40% perché lavoriamo 8 giorni al mese. Quindi lavorando una settimana sì e una no, subentra la cassa integrazione. La cassa integrazione viene pagata al 60%. Quindi il costo è minore. I nostri stipendi si aggirano da 800 a 850. Sono 3 anni che lavoriamo così, ma nonostante ciò, fino a venerdì abbiamo fatto qualità, produttività e tutto ciò che compete per dimostrare a questa azienda che siamo capaci di fare questo ed altro. L'azienda l'ha recepito? L'azienda l'ha recepito. Sì, l'azienda l'ha recepito. Ci ha detto che noi facciamo qualità, siamo bravi, abbiamo rispettato anche tutti gli obiettivi che ci ha richiesto. Noi in 3 anni abbiamo raggiunto quello che loro ci hanno chiesto. Gli obiettivi sono stati richiesti, sul lavoro non c'è nulla da dire. È stato dato. Infatti il 18 aprile a Roma questa azienda ci ha detto: siete bravi, siete buoni, siete tutto, però noi ce ne andiamo in Polonia. Allora, se la Indesi va veramente in Polonia, voi avete detto quanti lavoratori? Abbiamo detto 361. Questi 361 lavoratori che fanno? Che situazione hanno? Noi questo lo vorremmo chiedere all'azienda e anche al governo, visto che ha tolto anche tante cose il governo, tipo la vecchia mobilità. Ci sarebbero delle persone da noi che si potrebbero legare alla mobilità, però oggi per far parte di quelli esodati che sono già in giro a far niente e senza stipendio, no. Prendo l'esempio mio, che ho 55 anni, allora con dei problemi di salute, sono single, non ho lavoro, non ho mobilità, non ho neanche pensione. Adesso, come vede i prossimi mesi, secondo lei? I prossimi mesi li vedo neri, anche se noi lo diciamo a voce alta e io vorrei che tutti i miei colleghi qui lo direbbero insieme a me, l'Indesit di None non si tocca, non si tocca, dovranno passare su di noi, su di noi! Il nostro corpo! Dovranno passare su di noi perché noi di questi, a None, di questi bambini ne abbiamo tanti, tanti, ci sono colleghi qui che hanno 3 figli. E lavorano marito e moglie lì, come fanno? Come faremo? Che qualcuno, non so, ma non ci tolga la dignità. Ecco, quella noi ce l'abbiamo e la stiamo difendendo. Speriamo che nessuno ce la porti via, almeno quella.